Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Finalmente vi vado a parlare di quello che secondo me è stato il miglior gioco che ho provato all'E3 2018. Sto parlando di Marvel Spider-Man, il nuovo gioco che avrà come protagonista l'Uomo Ragno. Spider-Man è uno dei miei supereroi preferiti e non vedo l'ora che esca questo gioco, a maggior ragione dopo averlo provato. Ve lo dico subito, segnatevelo sul calendario perché il gioco uscirà il 7 settembre e noi faremo la serie. Quindi ragazzi, mettetevi subito la sveglia perché sono sicuro che sarà un giocone, perché questo è proprio un giocone. Quindi nell'attesa, in questo video vi voglio un po' parlare di quello che ho provato, delle mie sensazioni. E ragazzi, sono veramente alte, ho grandi aspettative. Starete vedendo le immagini del gioco che purtroppo non ho potuto registrare, ma sono praticamente le stesse della demo che ho potuto provare. E pensate, mi è piaciuto talmente tanto che è uno dei pochi giochi che ho provato per due volte, quindi ci ho giocato per due ore. Iniziamo a parlare della storia, che so che è una cosa che ci interessa. Sappiamo che l'universo in cui è ambientato questo nuovo Spider-Man è completamente nuovo, è stato pensato esclusivamente per il videogioco e quindi non si ricollega a fatti avvenuti nei film o nei fumetti. Ma comunque ragazzi, in ogni caso ci sarà il vostro Mike Shosha di quartiere a spiegarvi chi sono i personaggi, che cosa hanno fatto. Non vedo l'ora di iniziarla perché sarà un'altra di quelle serie ricche di approfondimenti. Però nel trailer che hanno mostrato nella conferenza Sony ci hanno presentato quelli che saranno gli antagonisti, che con ogni probabilità saranno i Sinistri 6, che sono una coalizione di supercriminali che singolarmente sono sempre stati battuti da Spider-Man, che decidono di unirsi per fronteggiare appunto Spider-Man e sconfiggerlo. Ora, nei fumetti la composizione è cambiata con il tempo, mentre nel videogioco abbiamo visto che sarà composta da Scorpion, Rhino, c'è l'avvoltoio, c'è Elettro e Mr. Negative. Ora, io pensavo che Mr. Negative sarebbe stato il cattivo principale della storia. Sembra di no, perché quel trailer, che è spettacolare, vediamo Spider-Man lottare all'interno del Raft, la prigione, con tutti i supercriminali che stanno evadendo proprio per colpa di questi sei. Però chi è il sesto? Il trailer finisce con Spider-Man che è alle corde, sta proprio per succedere qualcosa, e finisce con lui e dice: tu, questo personaggio misterioso che chiude il trailer. Ora, se dovessi scommettere chi può essere il sesto componente, direi il Dottor Octopus. Però non è detto, ragazzi, perché quando ero lì a vedere la conferenza, la sensazione che mi ha dato il tu di Spider-Man era come qualcuno che lo andasse a salvare. Ci sono veramente tantissime teorie su internet. Qualcuno dice addirittura Iron Man, e ci potrebbe stare, ragazzi, perché dalle varie immagini che hanno mostrato c'è la Avengers Tower, quindi in qualche modo questo nuovo universo di Spider-Man sarà collegato con gli Avengers. Potrebbe essere Iron Man ad aiutarlo, proprio come abbiamo visto nell'ultimo film della Marvel. Non lo so ragazzi, fatemelo sapere voi. Però secondo me il sesto dei Sinistri sarà poi quello principale, quindi credo che sia secondo me il Dottor Octopus. Però insomma, fatemi sapere la vostra. Già vedete ragazzi quanto possiamo speculare sulla storia. Questo è già un dato importante, perché raramente mi ricordo videogiochi sui supereroi fatti bene, a parte la serie di Arkham. Insomma, il resto è pattume. Passiamo a parlare della cosa più importante, del gameplay, di cui vi devo veramente parlare tantissimo, perché la demo che ho provato io ci dava l'opportunità di muoverci liberamente nella città di New York e andare quindi a fare delle missioni secondarie, andare a sgominare i criminali e prendere confidenza con questo gameplay che, ragazzi, ve lo dico, è veramente, a parte spettacolare da vedere, ma soprattutto divertente. Mi sono veramente divertito a ondeggiare, a sfrecciare tra i grattacieli di New York con Spider-Man. Cerco un po' di farvi capire qual è la sensazione, perché pad alla mano voi avete un supereroe con poteri grandi, e da grandi poteri derivano grandi responsabilità. C'è questo nuovo sistema di ragnatele, c'è Spider-Man che praticamente lancia la ragnatela che si va a attaccare ai vari palazzi. Premendo R2 possiamo ondeggiare, quindi abbiamo questo slancio in avanti con la corda. Tra l'altro, se arriviamo al picco massimo dell'altezza possiamo fare un ulteriore salto. È tutto molto fluido, è tutto molto spettacolare. Possiamo premere per esempio X, vediamo Spider-Man che lancerà la ragnatela in maniera orizzontale, cioè questo ci aiuterà a mantenere l'altezza, no, del nostro volo. Facendo una combinazione di tasti potremo lanciarci verso un obiettivo, magari lancerà le ragnatele verso quell'obiettivo e quindi ci sarà una spinta ad andare verso quel palazzo. Quindi ragazzi, è veramente divertente. Probabilmente starete vedendo le immagini, fidatevi che pad alla mano è molto più semplice che raccontarvelo, e è veramente soddisfacente. L'altro aspetto importante è il sistema di combattimento. Ovviamente riprende molto, moltissimo dal free flow che abbiamo già visto
visto nella serie di Arkham di Batman è praticamente quello mutato e disegnato per le caratteristiche di Spider-Man. Quindi è un combattimento molto più veloce, molto più spettacolare, perché Spider-Man fa tutte evoluzioni, passa sotto alle gambe dei nemici. Possiamo spostare il combattimento anche in aria, perché tenendo premuto quadrato lanceremo i nostri avversari in aria, quindi ci saranno tutte combo aeree, visto che Spider-Man, ragazzi, è super agile. Ovviamente abbiamo un tasto per combattere e fare le combo. Con triangolo lanceremo la ragnatela, mentre con cerchio schiveremo i colpi. Avremo i sensi di ragno ad avvertirci quando il pericolo è imminente, quindi riusciremo così a schivare i colpi dei vari nemici con delle schivate spesso spettacolari. Possiamo fare delle finisher quando i nemici sono particolarmente deboli, quindi ci sarà una sequenza più spettacolare ancora. Possiamo sfruttare anche i gadget che ha Spider-Man. Nella mia prova avevamo la bomba di ragnatela, quindi lanciando questa ragnatela dopo un tot esplodeva e quindi li paralizzava i vari nemici. Praticamente, ragazzi, li attaccava al muro o agli oggetti vicini. Una mina di prossimità, ovvero la lanciavamo, se il nemico passa lì si attiva la mina e quindi tipo la ragnatela lo prende e lo attacca al muro. Altrimenti potevamo lanciare semplicemente, ragazzi, le ragnatele in successione in maniera molto veloce, ad aggiungere ancora più spettacolarità all'azione. Sentite quante volte lo dico, perché, ragazzi, è veramente così. Starete vedendo le immagini, ma quando giocate c'è una libertà non solo di movimento nella mappa, come vi dicevo, che vi lascia veramente liberissimi di andare dove volete, come volete soprattutto, ma anche nel combattimento avete un tipo di approccio a, insomma, potete anche mettervi lì a menarli solo col quadrato, no? Però perdete tutto il bello e tutte le possibilità che questo nuovo sistema di combattimento vi dà, perché per esempio c'è la possibilità di sfruttare l'ambiente a vostro piacimento. Quindi con L1 R1 lancerete delle ragnatele che andranno a prendere degli oggetti che scaglierete contro i vostri nemici. Quindi, che ne so, se ci sono dei bidoni, della spazzatura, piuttosto che tipo delle impalcature, voi lo tirate giù e vedete queste cose che cadono addosso ai nemici e li lasciate lì sepolti vivi. Combattendo i nemici accumulerete una barra del focus che vi servirà per riprendere l'energia. Altra cosa fighissima è la super mossa, perché vedrà Spider-Man lanciarsi in aria e cominciare a sparare tutte le ragnatele, che farà veramente il devasto. La cosa che però mi ha colpito è che il gioco, però, nonostante tutte queste possibilità, non è facile, cioè non è semplice, perché i nemici sono aggressivi. Ci sono diversi tipi di nemici, c'è, cioè, chi ha il fucile, chi viene lì a combattervi col bastone, il lanciarazzi. Quindi a seconda di chi avete davanti, insomma, l'approccio sarà diverso. Però sono cattivi, ragazzi, si mettono lì per colpire. Quindi bisogna sfruttare tutti i poteri e tutte le situazioni per avere il vantaggio e riuscire a vincere questi scontri. La mia prova per lo più era appunto free roaming con missioni secondarie che erano più o meno libera quella zona dai nemici, resiste alle ondate piuttosto che fare altre cose secondarie. Però terminava con una boss fight, con uno scontro con un cattivo, The Shocker, che si trovava lì per rapinare una banca. Noi siamo intervenuti e c'è stato questo combattimento spettacolare, ragazzi, veramente, ancora che lo ripeto, però è così, è la parola giusta. Potevamo colpirlo solo nei momenti in cui mostrava il fianco, quindi il suo punto debole. Bisognava cercare di schivare tutti i suoi colpi e nel momento giusto andarlo a colpire. Bisognava tirargli un oggetto incontro, quindi insomma stunnarlo per poi colpirlo. Quindi, insomma, ragazzi, è stata una bella boss fight. Come detto, mi è piaciuto talmente tanto che ho rigiocato la demo due volte, quindi l'ho provato per due ore. Nella seconda prova mi sono messo lì a vedere un po' com'è la città. Le uniche cose che vi posso dire negative, comunque punti deboli, la prima è sicuramente la telecamera. Si comporta bene nella maggior parte delle volte, però come detto ci saranno tanti nemici ad attaccarvi a volte, almeno quello che era nella mia prova. Cerco di farvi capire: se siete in una situazione un po' disperata, che state perdendo, no? E volete scappare, Spider-Man si può lanciare, come vi ho già detto, in maniera veloce verso una parete o un muro. Magari voi ci andate, però il problema è che quando fate questo, la telecamera vi rimane alle spalle. Quindi voi magari vi lasciate alle spalle i nemici, la telecamera rimane lì, quindi per vedere che cosa stanno facendo, perché mentre loro vi attaccheranno, vi spareranno, magari vi lanciano pure un razzo, dovete mettervi lì a rigirare tutta la telecamera, con rischio che venite anche colpiti. Quindi questa è l'unica cosa che aggiusterei, e proprio perché vi devo dire qualcosa di negativo. L'altra è capire un po' se le missioni secondarie saranno solo quelle che io ho provato nella demo. Spero che aggiungano anche altre missioni secondarie, magari con una storia, non solo quelle due o tre tipologie che ho provato io nella demo.
Penso di sì, ragazzi, perché questa era una cosa preliminare. Non so che dirvi, cioè, la parola giusta è spettacolare. Per me è proprio un giocone. Non vedo l'ora che esca. Il 7 settembre faremo la serie quando uscirà. Quindi mettetevi la sveglia e pronti, perché questa, ragazzi, sarà sicuramente una grande serie. Niente, non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, amici, Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Mike Shosha. Tutti quanti amano. Mike Shosha.